Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con il Vescovo di Lira in Uganda, Monsignor Giuseppe Franzelli, che è venuto a trovarci. E lasciamo a lui la parola per un breve saluto ai nostri benefattori. So che la gente è interessata, ma sapere com'è la situazione laggiù, come vanno le cose. Beh, io spesso dico che istintivamente quando mi chiedono come vanno le cose, mi verrebbe da dire come Dio vuole. Poi ci ripenso e dico, beh, come Dio permette, perché certe cose senz'altro non sono secondo il volere e il piano di Dio, che è quello di una vita degna per tutti i suoi figli. Ci sono ancora troppe disparità, troppe ingiustizie. E l'Uganda, come probabilmente sapete, sta uscendo, almeno nel nord Uganda, dove mi trovo, nella diocesi di Lira, tra la popolazione e l'Ango, viene fuori da oltre 20 anni di guerriglia del Lord Resistance Army, l'esercito di liberazione del Signore, cosiddetto, che ha fatto disastri realmente. E noi stiamo adesso facendo opera di ricostruzione, che non è appunto solo quella materiale, come appunto di rimettere a posto aule scolastiche o cappelle per la gente che sono state bruciate oppure che sono ormai molto molto vecchie e hanno bisogno di rinnovamento, ma il discorso è quello di una ricostruzione morale, spirituale. Voi state aiutando e avete aiutato dei bambini e delle bambine ciechi, ma il problema è che per me più grosso ancora è quello della cecità che impedisce alla gente di guardare agli altri come fratelli e sorelle. Per anni e anni hanno vissuto come nemici, avendo paura gli uni degli altri, subendo violenze e quindi covando in cuore il desiderio di vendetta, un rancore che c'è, cose che... Ma sono ragazzi che sono vissuti in questa atmosfera di violenza. Hanno visto che chi ha in mano un fucile o chi fa la voce grossa ha ragione, chi picchia ha ragione. E allora prendono questa scorciatoia per risolvere i problemi. Quindi c'è davvero bisogno di un'opera lunga e paziente di rieducazione, che per noi cristiani significa rievangelizzazione. Ecco, proprio perché per vincere questa cecità, ecco, che ci impedisce di vedere l'altro non come nemico, ma come fratello, anche se diverso, con idee diverse o appartenente a una tribù diversa. Ecco, è tutto un discorso che richiede allora ancora tanto, tanto aiuto, non solo aiuto materiale, ma tanta preghiera, l'aiuto del Signore. Ed è questo che vorrei chiedere agli amici di cuore amico. Ecco, continuate a camminare con noi. Con l'aiuto materiale, se e come potete, ma anche e soprattutto con la vostra preghiera. Ne abbiamo bisogno e di questo io vi ringrazio. Grazie, grazie a voi.